Era poco a poco. En la milonga, divenne la musica dei disperati, il ballo degli immorali, perché più consone con l'aria che si respirava, con la geografia che si viveva, ma soprattutto perché nei suoi testi c'era quella carica di nostalgia, di richiesta di giustizia, di bisogno di identità che riguardava tutti quanti. E mentre la gente bene importava l'arte alta, di non facile comprensione per gente di una certa cultura, si capisce. La campagna e la periferia non importavano la cultura d'oltremare perché inconsapevolmente la campagna e la periferia, la cultura la producevano. Ma quella vera, quella reale, quella nuova, quella che nasce dal profondo dell'invece, dalla sofferenza, dalla necessità, che è cultura non perché la si può pagare pagando un biglietto di entrata, ma perché la pratica quotidianamente la gente, che rompe nelle feste per affermare quel senso di nostalgia, di richiesta di giustizia, di bisogno di identità che riguardava tutti quanti, indipendentemente dalla terra di provenienza. E mentre i grandi teatri si riempivano d'apparenza, la campagna e la periferia si divertiva, lottava, soffriva, moriva, ma soprattutto ballava, accomunati da un sentire che irrompeva nell'anima e che urlava il 420. Estamos acá, carajo! Non sappiamo chi siamo, ma per Dio, siamo qui!